tutti, pace e bene. Sono in un santuario dedicato alla Madonna della Salute. Siamo nel comune di Castelvetro, a Puglianello esattamente, in provincia di Modena, su un'altura di 475 metri quadrati. Dobbiamo fare un salto indietro nella storia e andare nel XVII secolo, quando il conte Ugo Rangone, per una scampata malattia per la peste, rimane in vita e quindi decide di costruire una piccolissima cappella intitolata alla Madonna della Salute. Nel tempo questa cappella andò distrutta. Sarà la sua erede, Teresa Rangone, che ricostruirà questo luogo. I lavori di costruzione ci impiegheranno circa 5 anni e l'8 settembre del 1721 il vescovo di allora inaugura il luogo di culto, che sarà aperto alla preghiera fino ad oggi. È un posto suggestivo, immerso nella natura, si raggiunge da una lunga gradinata che è costellata dalle 14 stazioni della Via Crucis, e appunto all'interno del santuario che ora vi mostrerò e all'interno del quale faremo anche la preghiera e la benedizione è custodito questo quadro della Madonna della Salute. Venite con me. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, all'interno del santuario della Madonna della Salute, e adesso da qui ci affidiamo proprio a lei, alla Madre nostra Salus Infirmorum. Mettiamo nel suo cuore le nostre malattie corporali ma anche spirituali, quelle fisiche, quelle che a volte ci impediscono di essere sereni nella quotidianità, ma anche quelle malattie spirituali, quelle nascoste, quelle dell'anima che molte volte nessuno vede e che solo noi conosciamo. Nel suo cuore, nel cuore di Maria, le nostre vite, nel cuore di Maria, tutta la nostra speranza, nel cuore di Maria, tutta la nostra fede e il nostro abbandono filiale. Tu sei madre per noi e noi senza di te siamo perduti. Allora ci segniamo con il segno della croce, preghiamo insieme la Salve Regina e poi ricevete la santa benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Da questo luogo di grazia un abbraccio e al prossimo video.